Ma proprio nessuno. Zero. Proprio. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Rossi, buongiorno Paglia, buongiorno, buon appetito a tutti. Ciao Mimmo, buongiorno. Senti quanto è professionale, perché quando ci stai tu, ci stai tu, prende subito le distanze, giustamente anche mi sento di dire. E quindi Ferretti, lo sa che oggi noi abbiamo preso spunto da quello che ha scritto il suo collega Ugo Trani di Il Messaggero, perché quell'indicazione numerica e non solo che vede il tridente Totti, Girbigno, Florenzi come il tridente sulla carta migliore dal punto di vista numerico, perché 6 partite, 6 vittorie, 19 gol fatti, 0 subiti, e tanta roba. Direi di sì. Lei che quando ha letto queste cifre, quando ha riflettuto su queste cifre, che cosa ha pensato? Ho pensato che le assenze contemporanee di Totti e Girbigno hanno pesato e stanno pesando ancora moltissimo sulla classifica della Roma, perché le statistiche sono fatte dai numeri, i numeri dicono questo. Adesso non c'è certezza che se la Roma avesse giocato non 6 ma 10 partite con quel tridente lì le avrebbe vinte tutte e 10, però intanto 6 con quel tridente lì in partenza le ha giocate e le ha vinte tutte quante, segnando 19 reti e subendone 0. Quindi insomma c'è il grande rammarico o rimpianto, fate voi, di aver dovuto fare i conti con l'infortunio di Totti in contemporanea con quello di Girbigno, potremmo dire con l'infortunio di Girbigno in contemporanea con quello di Totti, perché i numeri ci stanno dicendo che quel tridente lì è il tridente migliore per la squadra di Rudy Garcia. Mimmo, è possibile che si sia un po' sottovalutato, perché diciamo sempre, no, da dopo Roma-Napoli, assenze Totti, Girbigno eccetera, no? Che si sia però, rimanendo a questo tridente, anche un po' sottovalutato lo stato di forma di Alessandro Florenzi, che comunque, l'ha detto Garcia, l'ha detto anche lui, ha vissuto fino almeno a domenica un periodo di scarsa forma fisica, no? Invece abbiamo sempre detto probabilmente non è stata data la dovuta importanza innanzitutto secondo me all'assenza di Girbigno, che può essere un giocatore, oddio, nel senso che di Totti si è detto quando manca Totti per la Roma sono problemi, tu ricorderai le prime partite dopo Roma-Napoli venivano sfornate quotidianamente delle statistiche in riferimento alla presenza di Totti, ai gol segnati con lui o senza di lui, insomma, però si parlava soprattutto di Totti e si parlava poco di Girbigno, e quindi secondo me già quello è stato un piccolo grande errore di valutazione. E ovviamente in tutto questo poi si parlava poco anche della forma un pochettino precaria così di Alessandro Florenzi, che stava probabilmente subendo un periodo di appannamento dal quale si è ripreso brillantemente e che deve essere comunque studiato quel periodo lì per non poi ricaderci nella prossima stagione, negli anni a seguire, perché lui è uno che dà sempre tutto ma talvolta dovrebbe in qualche modo disciplinarsi e cercare di dare tutto se stesso, magari spalmato nell'arco dei 90 minuti. Però sì, abbiamo sottovalutato, oltre all'assenza di Florenzi, lo ripeto, anche quella di Girbigno. La Roma ha pagato molto, moltissimo queste assenze. Direi abbastanza. Senti Mimmo, prima facciamo una valutazione sul fatto che forse Florenzi non ha avuto dall'inizio del suo scorso su Scuola Roma la stampa che meritava, dico stampa nel senso l'eco, ecco, sono la stampa, sennò sembra per forza i giornali di carta stampata, appunto. Diciamo che probabilmente questo suo essere un po' sempre sorridente, non sa tira per niente, essere un giocatore, io mi ricordo altri giocatori anche romani, vabbè, lo dico, Aquilani, io mi ricordo un Aquilani dopo Roma Real Madrid 0-3 a 19 anni dire no, non rilascio interviste, con la stampa non parlo, mentre Florenzi è un po' più cazzarone, ride, scherza, c'è sempre una battuta per tutti, diciamo, si prende in giro anche da solo. Poi però vai a vedere i risultati, Mimmo, sono risultati molto importanti, da un contributo direi essenziale, e Garcia non ci rinuncia mai se può. Beh, come non ci rinunciava lo scorso anno Zeman, no? Sì. Tu ricorderai, poi alla fine ci ha rinunciato Andrea Soli quando l'ha tolto insieme con Osvaldo e Pjanic dalla finale di Coppa Italia, ma per me è fortunatamente è sottovalutato, messi in archivio in maniera definitiva certe scelte. Comunque, quello che volevo dire è che Florenzi probabilmente sa che cosa ha pagato. Ha pagato il fatto di non aver, oltre a tutte le cose che hai detto te, che io condivido, perché è uno che insomma ha un rapporto molto, molto bello con la propria professione e anche col mondo esterno, però lui forse ha pagato anche il fatto di non aver trovato una collocazione tattica in campo definitiva e che quindi non l'ha portato nell'immaginario collettivo a dire ecco,
Florenzi è uno degli intoccabili della squadra, no? Anche se poi ha sempre giocato, però una volta ha giocato lì, una volta ha giocato là, una volta l'hanno sistemato da un'altra parte, e tu sai perfettamente che queste cose contribuiscono, oltre ovviamente al fatto che se tu fai gol vai a finire per forza di cose in prima pagina, se non fai gol ovviamente no. Io ricordo perfettamente che all'inizio della passata stagione, quando Florenzi aveva sbalordito un po' tutti con un inizio assolutamente devastante, gol, convocazione nazionale, esordio in nazionale, insomma tutte queste cose qui venivano ampiamente riportate. Poi è chiaro che se il giocatore finisce un pochettino da una parte, non riesce a trovare una collocazione precisa, se esce dall'undici titolare e non è mai uno di quelli intoccabili, un pochettino poi tutto questo si perde. E noi probabilmente stiamo in qualche maniera recuperando una credibilità nei confronti di questo ragazzo che sicuramente ha valori. Ti faccio una domanda e la faccio anche al professor Paglia. Secondo voi Florenzi sarà tra i convocati per il mondiale brasiliano? Assolutamente sì. Ma per forte, ma io spero, io lo spero per lui, nel senso che sarei molto felice per lui se facesse questa esperienza. A 23 anni sarebbe comunque un grande traguardo. Credo che Prandelli in lui creda moltissimo. Faccio fatica a pensare al tempo stesso che Florenzi possa essere un titolare della nazionale, però uno come lui ci sta bene. Adesso io non vorrei scomodare un paragone e chiedo scusa al professor Florenzi se all'ascolto, tu sai che tutti i giorni sta lì a ascoltare, no? Da mattina alla sera, no? Perfetto. Però se il nazionale ci sta, ha giocato titolare Giaccherini, voglio no? Dire, no? Voglio brutta dire. Italia. Sì. Fatto un brutto paragone. Sì. Oddio, però, insomma, francamente non so come ti sei permesso. A me sembra che Florenzi sia un pochettino più bravo del Giaccherini. Sì. Che vogliamo... veda un pochino più la porta, che abbia altre caratteristiche. Insomma, io mi auguro che Prandelli se lo porti in Brasile. Sarebbe per lui una grandissima soddisfazione e credo anche una grande soddisfazione per la Roma, anche se ricordiamoci che il cammino di Florenzi nella Roma è stato un pochettino tribolato. Adesso tu sai, Davide, a cosa mi riferisco e non andiamo a rivangare vecchie storie, però insomma anche lui ha dovuto dimostrare con il coltello fra i denti, con la rabbia, di meritarsi un posto nella Roma. Se l'è conquistato facendo un grande campionato a Crotone, la Roma probabilmente aveva sbagliato la formula del primo anno per il passaggio al Crotone, poi però ha recuperato. Adesso mi sembra che sia un giocatore avviato verso una serena carriera in giallo-rosso fino all'ultimo giorno in cui darà un calcio al pallone. Mimmo, tra l'altro vogliamo dire una cosa, Garcia non l'ha mai schierato a centrocampo, no. Neanche quando mancano due centrocampisti, quindi per lui io non credo che lui lo consideri effettivamente un attaccante, io credo che lui lo consideri un giocatore troppo importante proprio per questa sua capacità di dare equilibrio all'attacco. Lui a Florenzi là davanti, se Florenzi sta bene, non ci rinuncia mai. No, io però non vorrei che tutto questo però si ritorcesse contro la qualità del giocatore, nel senso che Florenzi è uno che tu dici, io ce l'ho, lo faccio sempre giocare, non lo faccio mai giocare da centrocampista. Questo è il ragionamento che ha fatto Rudy Garcia, lo metto lì davanti perché io so che lo metto lì davanti e lui mi fa un doppio lavoro, quello nella fase offensiva sicuramente con delle caratteristiche che non sono di punta, neanche di seconda punta, no? Su questo siamo tutti d'accordo, sì. Però in una squadra che funziona, in un collettivo che gira in una certa maniera, un giocatore con quelle caratteristiche ci sta, e ci sta pure bene. Al tempo stesso ci sta bene perché fa anche una buona copertura in fase difensiva, nel senso che lui non è uno che sta lì davanti a aspettare che insomma l'azione lo chiami in casa, ma è lui che va a cercare un pochettino di dare un contributo all'azione, in tutti i modi, un contributo dinamico, un contributo tecnico, può essere anche un contributo tattico, e queste sono cose che piacciono molto agli allenatori, per cui Garcia non ci rinuncia mai, come del resto non rinuncia nemmeno ai tre centrocampisti che fino all'arrivo di Nainggolan erano i centrocampisti titolari della Roma, no? Cioè Pjanic, De Rossi e Strotta. Ma quindi credo che il fatto di avere molto le idee chiare abbia contribuito ad aiutare Garcia e abbia contribuito ad aiutare anche la Roma a trovare una sua fisionomia, una sua identità. Sarà interessante capire, a proposito, no, dei tre centrocampisti più uno adesso che è Nainggolan, ma anche in attacco, poi come li turnerà tra la partita contro il Livorno e quella contro la Juve. Allora, la partita, il doppio impegno Livorno-Juventus è facile da risolvere, perché insomma sono due partite talmente ravvicinate che ci sarà l'opportunità, anche se non verrà mai detto, perché Garcia questo lo sai perfettamente, sì, Carvaglia non lo dirà mai, che farà turnover, che terrà riposo uno perché è fidato l'altro, dirà
ovviamente, come giusto che sia, che manda in campo la squadra migliore, poi vai a vedere Pjanic, Strootman, Florenzi, se non sbaglio, sono diffidati, e quindi magari possono avere una facilità superiore per giocare ad esempio in una partita piuttosto che un'altra. Io immagino che tra Livorno e Juventus ci sarà un po' di turnover lì a centrocampo, probabilmente ci sarà anche in avanti, e in questo caso diciamo che tutto sarà salvato nel nome appunto delle due partite ravvicinate. Però lo dicevamo anche l'altro giorno con David, i problemi di abbondanza, se sono problemi, sono comunque delle situazioni che vanno in qualche modo gestite. La Roma non ha la possibilità di giocare le coppe, quindi in questo senso il discorso di gestire questa abbondanza viene un pochettino meno, però francamente a me mi interessa poco, perché nel momento in cui tu hai dei bravi giocatori, dei grandi giocatori, a centrocampo la Roma ha grandi giocatori, deve essere bravo l'allenatore a tenere sempre tutti sulla corda, dando loro la possibilità sempre di giocare, un po' quello che sta accadendo anche in attacco, anche se, come abbiamo detto in avvio di collegamento, le meraviglie, il presidente grandi numeri è quello formato da Totti, Cervini e Florenzi, e diciamo che quello va considerato il tridente base. Poi certo si possono mettere dei giocatori diversi a seconda degli avversari, a seconda delle situazioni, però un po' la squadra è fatta. Del resto, forse aiutatemi, era dai tempi di Spalletti che la Roma non aveva una squadra base, no? Non eri così certo, cioè, come no? Perché io mi ricordo che giocavano Panucci, Chivu, Mexes, Donetto, Pizzarro, De Rossi, Taddei, Perrotta, Mancini o Vucinic e Totti, quella sì, era la squadra, giusto? Era sì, proprio quella lì. E adesso già siamo tornati un pochino a sapere che, se tu dici come gioca la Roma, comincia a fare mai con Benassiaga, Stanna e Balzaretti, adesso Dottore non sta bene, Pjanic, De Rossi, Strootman, Gervinio, Totti, Florenzi, è quella, no? È quella. Però è siccome quella, tu hai delle alternative importanti, soprattutto a centrocampo, devi essere bravo tu allenatore a trovare le soluzioni giuste per ogni circostanza, per far stare tutti col sorriso stampato in bocca, no, poi soprattutto i tifosi. Sì, poi anche a seconda dell'avversario, appunto, no? Perché assolutamente, magari anche a seconda delle circostanze, no? Certo, certo. Mimmo, perché poi se ci sono dei fidati, per esempio, esatto, e sai che tu puoi, che ne so, risparmiare uno come Strootman, ma faccio un esempio, o uno come Pjanic in campionato, per non rischiare di poi perderlo per la partita successiva, e comunque sarà Verona, che sarà una partita secondo me molto tosta, allora tu dici magari faccio giocare altri e poi li faccio giocare contro la Juventus in Coppa Italia, no? Cioè non lo so, poi Garzia dice sempre che questi ragionamenti non li fa, secondo me bleffa, ma fa bene a bleffare come bleffano tutti gli allenatori. Piuttosto ieri gli allenatori aspiranti futuri, no? Che sono andati anche stamattina lì a sì, a Big Trig a parlare con Garzia. Da quello che risulta a me, sono rimasti estasiati da questo allenatore, perché non si è nascosto, no? Allora, cioè, è stato, per quello che mi è stato raccontato, è stato molto divertente da parte di questi aspiranti allenatori, che poi alcuni di loro già fanno gli allenatori a tutti gli effetti, penso a Diego Lopez del Cagliari, no? Sì. Stavano lì e insomma Garzia ha spiegato loro per filo e per segno tutto quello che c'era da spiegare, non ha posto dei veli, si è mostrato così nella sua semplicità e anche nella sua, secondo me, quando uno si comporta così, anche nella sua grandezza. E mi è stato detto che in realtà invece erano andati a fare questi stessi aspiranti allenatori altre lezioni in altre società, squadre di Serie A, e si erano imbattuti in un allenatore. Quando è stato lì per spiegare un pochino, si è detto che non gli spiegava niente, perché sennò quando poi li affrontava loro scoprivano tutti i trucchi e quindi non sapeva dopo dove mettere le mani. Io l'ho trovato veramente di una poveraccia d'attitudine, si può dire poveraccia d'attitudine? No, si deve dire. No, però, caso si deve dire. Sono d'accordo. Però col fatto che c'era Diego Lopez, però in qualche modo secondo me c'era una. Ah, dipende quello che c'è. Del Cagliari, che ne so. No, secondo me invece uno quando viene chiamato a fare il professore, il maestro, deve dimostrarsi maestro. Cioè non mi interessa che c'era questo o quello, che tu puoi magari. Innanzitutto va detto una cosa, David. Io immagino che lui abbia spiegato tutto, ma poi qualcosa se lo sarà anche tenuto, no? Però non ha fatto la figura di quello che dice non ve lo dico perché sennò poi quando mi affrontate voi sapete come gioco. Ma che poveracciata è? Dimmi che poveracciata è. E non farò mai il nome neanche sotto tortura.
Io mi sacoso. Però vi posso dire che, non sta che è un allenatore di una squadra milanese che la allena dall'inizio dell'anno. Pensa. Ed è ancora in sella. E che ancora allena. Per poco, ecco. Però, perché sembra che a fine anno. Però non faccio il nome, vabbè, perché sì. Ho dato la mia parola che non avrei fatto il nome. Nei segreti poi. E che c'ha un bel taglio di capelli, una zazzera. Ma poi che andiamo avanti. Ma Marico Sacchi magari, cioè, te avete segreti. No, per dire, a proposito di Milano. Oh, oggi arriva Seedorf, Proprio lui, arriva Seedorf. Seedorf arriva. Il panterone. Siamo tutti più contenti. Ma io non ho capito una cosa, no? A me questo è... Allora, io mi ricordavo che Seedorf stava al Milan, era il simbolo del Milan. Sì. Milan. Il giocatore intelligente, lavorato in economia aziendale con master di specializzazione alla Bocconi. Lo è. E a Milano c'ha i ristoranti, c'ha attività, ma questo te potrebbe fare. E è andato via. Corrispondente anche del. Cos'è? Il New York Times? Che cos'era? Sì, beh, che lui sia una persona molto intelligente. Poi però esce fuori adesso, lui torna per fare l'allenatore. E allora escono fuori tutte le varie correnti che c'erano pure all'epoca nel Milan e che nessuno, sui giornali uscirono. Praticamente non sopportava nessuno. Cioè è uscito fuori che era odioso, presuntuoso. Adesso se stanno a preparare quelli che adesso lui arriva, se stanno a preparare tutti quanti, amici contro nemici, sì. Quelli che avrebbero voluto prendere il posto suo, quelli che vorrebbero venire a fargli i dirigenti. Ah, ho sentito delle cose allucinanti. Però tu dimentichi un piccolissimo particolare. Chi l'ha scelto e l'ha messo lì? Che sei il boss? Lui. Lui. Certo. Capito? Quindi di conseguenza che fai? Te metti contro il boss? No. Contro il presidente? No. Allora, siccome tu hai detto una verità, tutti coloro che dicevano ah questo è un pezzo di qui, è un pezzo di là, se dicessero la stessa cosa adesso in qualche modo andrebbero a ledere il prestigio della scelta del presidente e quindi fanno tutti una bella pippa, fanno pippa nel senso, no? Che stanno zitti, esatto. Silenzio per loro, questo c'è grande andate avanti così. C'è grande zittismo, ecco. Sì. Ferretti, noi andiamo al break e poi parliamo di futuro. Futuro? Anteriore? Futuro future. Prossimo, tra poco, vai. Ferretti! Eccolo! Facciamo seduconti, va? Vabbè, che italiano è, oh. Famo seduconti. Famo seduconti. Allora, per il futuro, Roma del futuro. For the future. Roma del futuro, per la prossima stagione, così almeno proiettiamoci, dai, tutti i proietti. Gigiamoci, dai, gigiamoci. Bene. Allora, in porta. C'è la coppia De Santis-Skorupski. Ti senti garantito? Vedremo con la Juve Skorupski. Ti senti garantito, Mimmo, per l'anno prossimo? Prenderei qualche cosina. Un terzo lo prenderesti? Prenderei uno che possa fare terzo, secondo o primo. Tipo? No, insomma, con tutto rispetto De Santis, che io ho piazzato nel podio dei migliori del girone d'andata. Sei. È un ragazzo che comunque non è più giovanissimo, no? Okay. E quindi, siccome Skorupski ha ancora tutto da verificare, io coglierei l'occasione per andare a prendere un portiere che possa garantirti presente e futuro, perché non so quanto te lo possa garantire Skorupski. Agazzi a scadenza? Capito? Prego? Agazzi a scadenza? Non è mai stato uno dei miei preferiti. Però tenendo conto che non è detto che, cioè, non deve fare il titolare? No, non ti interessa? Ma vorrei prendere qualcosa di più concreto. Non lo so. Se tu mi dovessi dimmi il nome, io ti dico non lo so, perché c'è poca roba. Quello è il problema. Molto. A proposito, mi dici una cosa, ma che ne pensi di questo? Che è Courtois si chiama? Quello là del. Quello che sta. Courtois, quello che sta all'Atletico Madrid, che però. Ah, scusa, Sergio. Che però è di proprietà del Chelsea. Proprietà del Chelsea, lui. Sì, non. Te dovessi dare un giudizio definitivo, non te lo so dire. Perché ne parlano tutti in maniera estasiata, dicono tutti che. Sì, però sai, dipende pure chi lo vede, quando lo vedono. Se tu avessi visto soltanto una partita nella vita di Avramov, Madonna, avresti detto questo è il più forte portiere di tutti i tempi. Sì, della storia del calcio. Sì. Ok, quindi vanno anche valutati a medio-lungo termine, diciamo così, dai. Fiorillo lo prenderesti? Fiorillo mi ha sorpreso molto l'altra sera, mi ha sorpreso molto anche un'altra cosa, che Mialu ci ha fatto rigiocare quell'altro l'altra sera in campionato. Infatti, ma perché? Cioè, così lo ammazzi. Un ragazzo che ha fatto una prestazione così? Stellare,
che non gioca mai, una volta che gioca, non mi sembra che Da Costa fosse non è Buffon, no? Esatto. No. Però problema di Mihalovic, dai. Però te lo prenderesti, quindi scusa. Insomma, è un 90. È un 90, quindi è uno che ci potresti lavorare nel caso in cui volessi fare una scelta di questo tipo. Ci sono anche altri portierelli che stanno venendo su bene, però piano piano, perché il portiere è un ruolo dedicato. Ricordatevi Bardi, no? Come no? Sì. Che secondo me è un buon portiere. Aveva cominciato benissimissimo, poi pian piano si è un pochettino perso, perché, no? E pensate pure ad Handanovic, no? L'Inter ha rifiutato, a quanto sembra, 30 milioni di euro per Handanovic. Pensate. Quanto vale oggi Handanovic, che non para più niente? Un po' meno della metà. Mimmo, come si chiama quello del Brescia che ci hai segnalato tu? Era Leali. Leali. Però adesso a Brescia c'è un altro molto bravino, che però è mezza scuola Juve, lì ancora la situazione è Ragno, controlla un po' il suo nome. Ragno? Cra. Ah, Cragno. Ah, quindi scusa, è uno che comunque gioca anche con la testa. No, vabbè. Ah. Non ce la fai proprio. Alessio Cragno. Alessio Cragno. Sì. Esatto. Dove sta? Dove attenzione, sta? Eh? Perché si era stato accostato anche alla Roma, almeno leggiamo da qualche qualcuno. Sì, come Lewandowski? No, vabbè. Beh, lì dalla Germania allora. No, però attenzione. Guarda che il nome di Lewandowski è un nome che ha una logica. Sì, perché parlano di zero. Perché visto che stiamo parlando di futuro, ok? E vorrei riprendere un attimo il discorso che abbiamo anche cominciato ieri con David. Io torno a ripetere che a questa squadra, a mio giudizio, serva uno che spacca le porte. Allora, ieri facevo questa simpatica discussione anche con alcuni tuoi amici all'interno del giornale, caro David, no? Sì. Amiconi, diciamo, sì, così. Sì, eh? Dice, ma la Roma gioca un altro calcio e non gli serve il centravanti tipo Tevez, tipo Higuain, tipo Lewandowski, tipo Batistuta, eccetera eccetera. Io gli ho detto, sono d'accordo con te che la Roma gioca un altro tipo di calcio, ma intanto tu, se c'è la possibilità di prendere Tevez, Lewandowski, Higuain o Batistuta dei tempi belli, tu lo prendi e poi con l'allenatore fai un discorso di tipo tecnico diverso. Perché secondo me a sta squadra manca quello che te fa i 20 gol. E siccome non è che ce ne stanno tanti altri in giro che ne fanno altri 20. Allora faccio un ragionamento ad alta voce, lo faccio con entrambi i due, ok? Mm. Secondo voi Destro è un calciatore che farà 20 gol al campionato? Adesso no, perché adesso no, però per me lo è possibile giudicarlo, no? Per me lo può diventare. Sarebbe anche scorretto giudicarlo. Però vi sembra uno che possa fare 20 gol al campionato? Può darsi. Per me sì, Mimmo. Per me pure mi. Può darsi. No, io ho detto che non li fa. No, esatto, non abbiamo, cioè non possiamo dire Destro, certo. Però se tu c'hai un giocatore che potenzialmente te fa 20 gol al campionato, questo deve essere un giocatore che è titolare della squadra. Sì. Mi spiego? Sì. Perché può essere che la Roma ce l'ha quello che spacca le porte. E può darsi che è Destro, come stiamo dicendo. Però se la Roma non gioca, o perlomeno il gioco di Rudy Garcia non è fondato per sfruttare le qualità di un centravanti tipo Destro, e allora bisogna in qualche modo cercare di sfruttare queste qualità qui, se no tu c'hai potenzialmente un giocatore da 20 gol e 20 gol gli farà mai, perché non detto, gioca. Detto che quando Garcia si è trovato a forgiare la Roma in estate, Destro non ce l'aveva, quindi non ci poteva contare. Assolutamente non Osvaldo, che comunque centravanti, assolutamente sì. Quindi però sai dove te voglio arrivare io? Te voglio arrivare a dire che forse il futuro sta nel 4-2-3-1. Il futuro di quest'anno? No, dell'anno prossimo. Delle scelte prossimo. Per me il futuro è 4-3-1-2, invece, pensa. 4-3-1-2. Perché secondo può me darsi. L'anno prossimo potrebbe far giocare contemporaneamente Nainggolan e Strootman e Apocalisse. Sì. Però secondo me in questo caso perderesti, insomma, non sfrutteresti così bene Cervinho. Cioè, non c'è dubbio, certo. È uno che ha bisogno di stare. Però non lo so, perché se tu 4-2-3-1 lo sfrutti. Però non lo so, Mimmo, sai perché? Perché dipende, perché noi 4-3-1-2 lo immaginiamo col trequartista alle spalle delle due punte, una un po' più grande e una un po' più piccola, ma tu puoi pure fare una punta d'area di rigore, il trequartista e l'altra punta che svaria, anzi che probabilmente Cervinho avrebbe pure più possibilità di scegliere attaccata da una parte o dall'altra.
tutto sommato. Pensa che ti dico. Soprattutto se poi dietro a centrocampo non ha, che ne so, Strootman da una parte e Pjanic dall'altra, no, ma tutti ha, e tre. Ha due Strootman, nel senso due che ti coprono molto, quindi non è che devi stare attento alla fase. No. Altra domanda. Sì. Si dice sempre che i campionati si vincono avendo la miglior difesa. Sì. Tranne quest'anno. Ecco appunto. Nel senso che. Mannaggia. Nel senso che l'abbiamo fatto mille volte questo discorso. Conta in realtà la differenza reti, no? Tra i gol che tu fai e i gol che tu prendi. Io ho l'impressione che la Roma, che ha una fase difensiva eccellente, lo testimoniano i 10 gol al passivo in tutto il giro d'andata, probabilmente non facciamoci ingannare dai 4-0 a raffia che stanno venendo adesso, 5-0 col Bologna, eccetera, eccetera. Secondo me la Roma ha un potenziale offensivo ancora non perfetto, cioè perfezionabile. Sì, ci può stare. Siamo d'accordo. Ci può stare. Però facciamo una cosa. E in questo senso l'assenza di Destro nei primi mesi è stata importante. Allora, siccome sono d'accordo con voi nel dire che Destro è un giocatore che ha qualità importanti, ho la sensazione... col pettino di rosse così per fare un che po' scena, questa stagione non sarà messo nelle condizioni per poterle sfruttare al massimo. Secondo me cioè anche domenica scorsa, no? È vero il discorso che abbiamo fatto prima, che il tridente titolare è quello, eccetera, eccetera, però se tu c'hai Destro che c'ha il piede caldo, che è rientrato, ha fatto tre gol di fila e tutto quanto, e non lo metti dentro subito, io devo pensare che tu in un certo tipo di giocatore con quelle caratteristiche tu Rudy Garcia non ci credi. Benissimo, io ti dico che secondo me invece una squadra che ha delle ambizioni veramente importanti ci deve avere quello che ti spacca la porta. Ma è una mia convinzione, eh? Allora, facciamo due conti. Torno indietro. Stagione 2000-2001. Sì. La Roma è andata a prendere Batistuta, ah, pur avendo Totti, Montella e Del Vecchio. Eh sì. Mi spiego, Davide? Cioè, fa proprio una cronaca spicciola. Ha messo Montella in panchina e Del Vecchio a fare. Ho capito, però intanto hai vinto lo scudo, eh? Sì, no, ma ci sta. Io invece torno indietro topograficamente. Eravamo partiti dal portiere. Difesa. C'hai Benatia e Castan che vanno titolari, bene, vanno bene, titolari, sì, inamovibili. Devi rifare tutti e due i terzini. Perdi Burdisso, aspetta, perdi Burdisso a parametro zero. Te lo prenderesti Vidic a fare il terzo, mi? Abbiamo detto ieri sì, se sta bene sì. Ok, vedi, e non spendi soldi per il cartellino, no? Perché soltanto il contratto, perché visto che va a scadenza. Sui terzini c'hai, a sinistra c'hai Dodò, che sei sicuro che ce l'avrai. Balzaretti l'anno prossimo va a scadenza, quest'anno fa 33, se non mi ricordo, 81 mi pare Balzaretti. Sì, 81 si va a scadenza di carriera quasi. Ecco, diciamo, e quindi la Roma sembra che stia controllando Abner, questo terzino del Coritiba, che insomma dovrebbe essere un appannaggio della Roma. Dall'altra parte ragazzino, c'hai, però, ragazzino, sì. C'hai Torosidis. C'è Torosidis, ok, e c'hai Maicon, che sarà un bel punto interrogativo. Sì, dopo il mondiale punto interrogativo, perché sennò ci prendiamo in giro noi. Quindi secondo me almeno un terzino destro devi prendere. Almeno un terzino destro e un terzino sinistro, se non conti su Abner, se di non cui conti tu hai Abner, parlato. Esattamente, perché numericamente, comunque un ragazzino, sì sì, perché numericamente a sinistra ce l'avresti, poi magari devi vedere. Io infatti ho detto ne prenderei due, uno da parte e uno dall'altra. Ok, poi centrocampo. Centrocampo. Allora, centrocampo, diciamo, contiamo tre posti per il momento, no? Allo stato attuale, contiamo per tre posti. Allora, per i due posti da Zozzoni, cioè quello di De Rossi e De Strootman, ce n'hai tre, perché c'è De Rossi, Strootman e Nainggolan. Ha dato dello Zozzone a Strootman, glielo vai a dire tu. E anche a De Rossi. E ce n'hai tre, quindi c'è il cambio per quei due ruoli, quello che sembra più naturale. Per il ruolo un po' più fighetto, c'hai Pjanic attualmente. E Paredes, che sì, è, quindi numericamente ci potresti pure stare, detto che sì, Pjanic c'è da rinnovare, però ovviamente se la Roma non riuscisse a rinnovare il contratto a Pjanic sarebbe costretta probabilmente a cedere già d'estate, ma a quel punto vai sul Pastore, su un altro Pjanic, avendo i soldi per farlo, poi dall'altro, perché Pjanic non lo vende a due soldi, no? Oscar del Chelsea, se magari o sai come vado a Pjanic, ma io prenderei pure De Bruyne, senti che ti dico, che lì non si trova manco mai, prende Oscar, poi pure Mata è diventato l'ultimo credito. Sì, ecco, esattamente. Mourinho, quindi numericamente ci siamo. Davanti c'hai Totti, Gervinho, Destro, Ljajic, Florenzi. Florenzi
e c'hai il sesto che è Borriello, devi a Borriello lì, devi fare una scelta, o fai l'investimentone, hai detto i Durban ce lo metti? Ma io non credo che Roma prenda i Durban, Mimmo. Vabbè, non ci avrebbe un grande senso, perché si parla della Roma, secondo me ci avrebbe un senso dello specchio, perché è un attaccante mancino. No, dal punto di vista tecnico c'ha senso, ma l'operazione di cui si parla non c'ha senso, perché il Verona per riscattare i Durban deve pagare 15 milioni al Porto. Penso che per disturbo almeno un par di milioni vuole. A Roma paga 17 milioni di Durban. Però io ti dico che siccome io non voglio fare il tifoso o il cronista ragioniere come era commercialista, ti dico che al di là dei Turbo o di un altro, secondo me alla Roma manca un attaccante mancino. Però la Roma ha preso, tu mi dirai, ha preso perché proprio mancino? Però scusami, però la Roma ha preso Sanabria e lo gira sei mesi a una squadra di Serie A, e quello potrebbe essere quella l'operazione. Sì, io ti parlo di un attaccante mancino. La mela. Però dico, io certo che se, ma pure se lo paga 34 a me me ne può fregare di meno, tanti soldi non so, i nostri. Certo, io ti dico però, però siccome stiamo parlando dei Sabatini, quello che compra uno rivende a 20, secondo te a Roma prende i Turbo, paga 17? Deve pensare che è come la mela, come era la mela due anni fa, cioè, a me non c'ha un grande senso. Però i Sabatini è anche quello che ha preso Benassi a 13, Strootman a 16 e mezzo, Nainggolan una diciannovina e via dicendo, Ma veramente scherzi a parte, lo stesso la mela 17, quanto ha pagato adesso poi? Pure una cosettina del esatto, tra commissioni e cose varie. Sì, però stiamo parlando della Mela, che era un giocatore che era ricercato un po' da quasi tutte le squadre più forti del mondo. Benatia si era segnalato come uno dei migliori difensori, cioè i Turbe, un giocatore interessante, ha fatto no, ma non è che sta spaccando il campionato a metà. Sono d'accordo con te, però io ti ho detto, al di là del nome, un attaccante mancino, secondo me Garcia lo vuole. Quindi tu dici, che te dica, perdi Borriello, che tra l'altro è mancino. È mancino. No, però è una punta centrale. Sì, forse è Mantino o Mancino. No, vabbè, allora vedi, lo fai apposta. Vedi, la colpa è tua. Lo so, David. C'hai ragione, Mimmo. Che poi di nome non fa Mantino, ma Faiola. Mezzanotte due dove fa fare. Però Mimmo, stiamo parlando di una squadra che allo stato attuale, tenendo conto quello che ha fatto sul mercato di gennaio, per l'anno prossimo, occhio e croce, non ha bisogno di investimenti straordinari. No, però deve stare attenta a non sbagliare quei pochi che farà. Quei due o tre, sì, sono d'accordo. Lo sai perché? Te lo ripeto, è un vecchio concetto. È molto difficile migliorare una squadra già buona, capito? E c'è il rischio che tu vai a sbagliare proprio lì dove pensi. Cioè metto sto tassello e la faccio più forte, la faccio forte forte, no? Sì. Poi magari invece sbagli. Perché siccome, come hai detto te, c'è già un'ottima base, però la squadra qualcosa, insomma, all'interno della squadra qualcosa deve essere rivisto, soprattutto dietro, no? Perché la situazione degli esterni, per esempio, è chiarissima, no? Allora lì devi stare attento a non sbagliare. Allora se devi andare a fare un investimento importante, per esempio, per un esterno sinistro, fallo. Non prende una soluzione tampone, una soluzione ponte, capisci che ti voglio dire? Certo. Cioè io vedo girare dei nomi che insomma sì, ne possono star bene, perché Balzaretti non sta bene e allora c'è bisogno di capire quale sarà la situazione. Però se io sono Roma e voglio averci delle ambizioni importanti, cerco di andare a prendere il meglio possibile. Siccome io Roma sono andato a prendere Nainggolan perché era il giocatore che mi serviva e che tutti volevano e che mi fa comunque bene al mio centrocampo, allora anche per la difesa devo andare a prendere Tizio, Gai e Sempronio. No, vuoi andare a prendere il pallone d'oro dei terzini sinistri? Adesso io sto magari un pochino esagerando, però il ragionamento deve essere quello. Però a me ormai la Roma è nella condizione di prendere o uno che le cambi la squadra, una squadra che è seconda classifica, che gliela rinforzi molto, oppure è inutile farlo. Cioè. Ma infatti questo D'Ambrosio non ti sposta. D'Ambrosio è inutile, cioè De Sciglio lo vado a prendere domani, D'Ambrosio è inutile. Questo, ma io mi sembra che sto dicendo questo, esatto, non me lo so spiegare. No, era per avvalorare. Ah, ok, avvalora, dai. Se no sta a passare per uno che. Questo. Stavo dicendo questo, cioè tanto panna pia. Mi tengo quelli che ho in qualche modo, no? Sì. Invece se io devo andare a fare un investimento, chi c'è? Evra? Ecco, voglio andare a prendere Evra. Ecco. Se va più? Non lo so. Aspetta, perché Evra scade nel 2014. Pensa non lo so. Pensa che doppio parametro zero Evra Vidic. Non lo so, Pensa con zero. Topieresti Evra? Mimmo, Evra, Vidic, De Sciglio e Sto. Non voglio mancare attaccante. No. Chi è quarto? Il quarto chi è? De Sciglio. Ah no, un certo stop, chi è? No. Ah, è Sto. È uno stopper. Nel senso che ho capito male allora. Ferretti, ci sentiamo domani, Mimmo. Sempre.